Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Nella seduta del 10 luglio il Consiglio regionale ha approvato un ordine del giorno sull'Unione Europea e la decisione di creare un tavolo di lavoro per rivedere lo statuto, la legge elettorale e il numero dei consiglieri. Il 17 luglio l'Assemblea ha approvato la delibera che prevede lo svolgimento del referendum per la nascita del Comune di Mappano. Nel pomeriggio in aula è iniziato il dibattito generale sulla nuova legge urbanistica e sono stati approvati 4 ordini del giorno presentati da tutte le forze politiche per mantenere i tribunali minori del Piemonte. I presidenti dei consigli regionali e delle province autonome si sono riuniti in assemblea plenaria a Perugia a Palazzo Cesaroni. Molti gli argomenti all'ordine del giorno, e tra questi la spending review, la revisione della spesa pubblica licenziata dal governo in discussione in Parlamento. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Le regioni e i consigli regionali vogliono fare la loro parte sul contenimento della spesa. È giusto assolutamente arrivare a questo obiettivo, perché noi dobbiamo poter garantire servizi alle comunità e ai territori, però le regioni, anche alla luce della riforma del titolo V della nuova Costituzione, devono avere l'autonomia di fare le loro scelte, cioè il governo deve dare gli obiettivi, i saldi, ma assolutamente noi vogliamo una rimodulazione, visto che ne siamo responsabili, le scelte dei tagli che dobbiamo effettuare. Il Consiglio regionale del Piemonte ha dato il via libera allo stanziamento di 150.000 euro per la costruzione di una nuova scuola per l'infanzia a Medolla, uno dei comuni colpiti dal sisma in Emilia. La delibera che farà partire l'erogazione del contributo è stata proposta dal Comitato di Solidarietà. Matteo Richetti, presidente del Consiglio regionale Emilia Romagna. Abbiamo deciso di ripartire dalla cosa più preziosa che sta attorno alle comunità, non solo le imprese, le abitazioni, ma soprattutto le scuole, per ridare ai ragazzi da subito, settembre-ottobre, la possibilità di ripartire. Il Consiglio regionale del Piemonte ha fatto un lavoro straordinario, 150.000 euro che andranno direttamente alla scuola di Medolla, che già dai prossimi giorni inizierà i lavori di ricostruzione per consentire ai ragazzi ad ottobre di riprendere in maniera ordinaria il loro anno scolastico. È visitabile fino al 3 agosto nel medievale Ricetto di Candelo, Biella, la mostra promossa dal Consiglio regionale Dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960. Una cinquantina di scatti che documentano i cambiamenti e la trasformazione lunga un secolo dei mezzi di trasporto. Continua fino al 18 settembre la rassegna estiva Voci dei luoghi, la serie di appuntamenti teatrali all'aperto nei luoghi di montagna che furono protagonisti della lotta partigiana. Sul sito www.cr.piemonte.it il calendario completo. La rassegna è promossa dal Consiglio regionale e dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Uncen Piemonte e il Consiglio Provinciale di Torino. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci a settembre dopo la pausa estiva. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.